Navicelle. Eccola. Guardate, no, la faccia di fuori. No. Paura, sono solo cauto, sono una persona molto cauta e pure premurosa. Chi lo conosce sa benissimo che non è una persona cauta. Quindi. Cauto e premuroso nei tuoi confronti, non lo voglio fare votare loro. Questa è paura. No, perché praticamente lei è persona. Amore. Amore. Come sono le dune? Ma le dune, vabbè, di tutte quelle che abbiamo fatto sono le meno vomitevoli. Però è stato carino. Però. Però se ne hai paura, mio amore. Ti paura. Perché io non amo essere shakerato. Questa com'è stata? Allora, questa è stata molto rinfrescante. Ma la tolgo. Siamo fatti una doccia, mi sono ripreso dal precedente shock. Molto meglio. Questa si può anche rifare più tardi quando pagà. Entrare nel gatto balino e ci entriamo solo perché si chiama gatto. Però time machine l'indizio, forse perché c'è talmente tanta gente che è giovane ed è vecchio. Questa non la sappiamo, sono solo congetture, ma dopo vi diremo cosa succederà. Siamo usciti dal gatto volante. Gatto qualcosa. Gatto volante, time machine. Pessima. Praticamente ti danno il visore per la realtà virtuale come quello della PlayStation, queste cose qua, solo che la grafica 3D è quella del 1990, quindi faccio rock. Adesso siamo sulle dune. Poi siamo sulle dune e questo non così fa. Allora, siamo appena stati sull'andise volante. E Fulvio ha paura. Non ho paura, ma non ti scegano, queste attrazioni ti scegano lo stomaco. Io dico un sacco di parolacce quando sono su queste attrazioni, dico un sacco di parolacce. Ci vorrebbe un video, ci vorrebbe un video. Ti odio, ma che cazzo fai? Sì, perché fa certe cose che non dà scritto, ma che cazzo sei? Allora, finalmente sono riuscita a convincere Fulvio a portarmi alla torre mistica. Vieni, ancora non ti ho ripresa, vieni. Ciao, non volevo andare nella torre. Cioè, è semplicemente un senso di vuoto nello stomaco brutto che poi ti fa star male fino a domani. Un cagasotto. Non ti darti cagasotto, è spirito di conservazione. Prima e dopo. Quindi basta, dopo questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ah, questo mi lascia. Mamma mia. Mangiare la luce chiusa. Me l'ho fatto vedere prima. No, faremo. Cioè, nella discesa mi è salito tutto sopra. Un maschio non può farla questa attrazione. Le palle, qua. Non può farla, dolore, Giulisa. Urlano per due schizzi, amore. Ci già siamo fatto un bagno prima, ma già chiamato un bagno. Amore. Amore. È stato bellissimo. No, è stato tremendo. Dai, è stato bellissimo, amore. È stato bellissimo, ma tremendo.
contemporanea, sì, assai. Un'esperienza che non rifarei neanche dopo 20 anni. Amore, come stai? Amore? Malissimo. Bastava che me lo sentissi. Mamma, che brutta esperienza. Oh mio Dio, no, dai, sta divertente. Allora, è stata emozionante male. Amore, sono rimasto malissimo, cioè tutto al buio, al chiuso, all'indietro, in avanti, che si torce, si contorce. Mamma mia, che brutta cosa. Dai, è stato bello. Sì, è stato bello però. La ripeti? Antic 5D, io penso che sia una proiezione quella che avrei davanti, però tipo che si muove dove stai, acqua, vento. Andiamo, eh? Andiamo. Guarda com'è bello. Ci sono, chi sono questi? I rinoceronti, i coccodrilli. Allora, stiamo vedendo lo Yucatan, però non possiamo fare i video quando siamo in queste attrazioni, o perché sono troppo veloce, schizza il telefono da mano, o perché... Secondo me è calcolato che entrambi i lati. Comunque mio amore mi sta odiando e sta odiando il suo regalo per il... Entrare nel castello di Cagliostro. Sono stanco. Finendo la batteria del cellulare. Tra poco resterò senza batteria. Ma dobbiamo salire là sopra. Questa avventura è terminata al Magic Rainbow. Siamo tutti sotto sopra, bagnati ancora dalle rapide. Abbiamo fatto la foto. Niente. Siamo un genio. Guarda che tramonto. Comunque non ne ho voluto risalire sullo shock. Una volta basta, poi la seconda volta l'emozione sfuma. Non è vero, amore, tu ti cagavi sotto, di la verità. Poi ci vediamo.